Il 152, e ad interrogare l'assessore Chianella è il consigliere Chiacchieroni. Definizione delle procedure autorizzative per permettere l'esecuzione dei lavori sulla variante numero 71 nel tratto che attraversa il comune di Castiglion del Lago. Prego, consigliere Chiacchieroni. Definizione delle procedure autorizzative per permettere l'esecuzione dei lavori della variante strada regionale 71 nel tratto che attraversa il comune di Castiglion del Lago. Considerato che le risorse per effettuare i lavori sono già disponibili e stanziate dalla Regione Umbria, ma per motivi burocratici non ancora utilizzate, verificato già nel 2009 la Regione Umbria aveva messo a disposizione della provincia risorse destinate alla variante strada regionale 71, rilevato che la Giunta regionale aveva ulteriormente stanziato altri fondi perché quelli in essere non erano sufficienti, impedivano di fatto lo sblocco delle procedure autorizzative, preso atto che la pratica riferita alla variante strada regionale 71, nonostante la chiusura della conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare, rimane sospesa. Alla luce di tutto ciò, si interroga la Giunta regionale per conoscere i tempi di definizione dell'iter procedurale che possa portare in tempi brevi a poter iniziare i lavori della variante strada regionale 71 nel tratto che attraversa il comune di Castiglion del Lago. Grazie. Grazie, prego assessore Chianella. Grazie presidente. Nel dicembre del 2009 in effetti la regione ha impegnato la somma di 5 milioni di euro in favore della provincia di Perugia in qualità di soggetto attuatore appunto dell'intervento in questione. Nel marzo del 2011 è stata approvata la verifica della soggettabilità VAS semplificata. Nel frattempo però, a seguito dei provvedimenti del governo di allora, provvedimenti non prevedibili che hanno avuto effetto proprio a partire dal 2011, parlo del decreto legge 78 del 2010, decreto Tremonti del governo Berlusconi, sono venuti meno trasferimenti statali per la viabilità regionale sui quali la regione allora aveva fatto affidamento. Sulla base di queste diverse situazioni, la conseguente appunto drammaticità dovuta all'interruzione dei finanziamenti statali, la regione dell'Umbria e il comune di Castiglion del Lago e la provincia hanno stipulato nell'aprile del 2014 un nuovo protocollo d'intesa per la realizzazione della variante di Castiglion del Lago. La regione nel gennaio 2015 ridefinisce gli obiettivi per la prosecuzione della progettazione e per la realizzazione dell'opera. Sul piano contabile la disponibilità della risorsa per la realizzazione dell'intervento allora ammontava a circa 7 milioni. Nel luglio del 2015 viene approvato con atto amministrativo lo schema di appendice contrattuale e integrazione del precedente contratto, così come rivisitato appunto nel protocollo d'intesa. Conseguentemente l'ADI fu chiamata a svolgere l'attività finalizzata alla redazione del progetto definitivo e aggiornamento del progetto preliminare, comprese le attività di assistenza necessarie. A fronte delle nuove attività previste sulla base del nuovo importo, venne stimato un intervento pari a 4.485.000 per la realizzazione dei lavori della variante sulla strada regionale 71 al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri e dei costi dei progetti di sicurezza. Viene previsto anche un corrispettivo per la suddetta integrazione progettuale. Nel frattempo il progetto di aggiornamento è stato sottoposto a valutazione di assoggettabilità a VIA. A dicembre 2016 è stata disposta dai Servizio Valutazione Ambientale e Sviluppo Sostenibilità Ambientale la non assoggettabilità a VIA del progetto stesso in argomento, ma furono date delle prescrizioni. Nel corso del 2016 la Regione dell'Umbria ha convocato a fine agosto 2016 una conferenza di servizi al fine di acquisire nulla osta e le autorizzazioni e gli assensi finalizzati all'approvazione del progetto. La conferenza di servizio si è chiusa con esito favorevole, ma appunto con prescrizioni. A seguito della presentazione del progetto in fase di conferenza dei servizi è emerso quindi un quadro tecnico-economico sicuramente diverso per il quale è stato necessario richiedere approfondimenti. Tale richiesta, sollecitata dalla Giunta regionale, è stata avanzata al servizio competente regionale e all'ADI incaricata per la progettazione nel luglio del 2017. L'ADI ha risposto sostanzialmente affermativamente che una rimodulazione del quadro economico permetteva appunto l'estensione dell'intervento così come richiesto dalla conferenza dei servizi. La Giunta regionale nel 2017 prende atto e adotta il progetto di aggiornamento preliminare. È stato quindi necessario provvedere alla rivisitazione del contratto in esame con la società aggiudicataria dell'appalto del progetto, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile alla redazione del progetto definitivo. Fermo restando l'importo riconosciuto alla Regione per la realizzazione dell'opera e l'osservazione inviate all'ADI nel luglio del 2017, la quale nello stesso mese di luglio invia la risposta che contiene utili indicazioni per consentire il proseguo della progettazione dell'appalto. In conclusione,
consigliere Chiacchieroni. Nell'aprile del 2018, con atto di giunta, viene stabilito di approvare un nuovo schema di appendice contrattuale che integra e modifica il precedente contratto, nonché l'aggiornamento del 2016, inerente al progetto per la realizzazione della variante. Tali integrazioni e modifiche sono finalizzate a variare le competenze e le clausole contrattuali, così come detta la legge. A seguito di tutto quanto precede, si è provveduto a chiedere al Servizio Bilancio Regionale l'importo aggiuntivo per la progettazione, che ammonterà nel suo complesso a 7.831.000 euro. Il servizio medesimo ha già provveduto all'istituzione del nuovo capitolo di bilancio, cui fare riferimento per onorare gli impegni. Successivamente si provvederà alla sottoscrizione del nuovo contratto e si procederà con le tempistiche stabilite dalla stessa DGR 331, a cui si rimanda per ogni utile approfondimento. Sarà cura di questo assessorato seguire attentamente l'evoluzione di questa pratica, che necessita della progettazione esecutiva e l'appalto quindi dell'opera stessa, che noi stimiamo in tempi che noi stimiamo non siano minori di 6-8 mesi. Quindi questo è il quadro della situazione e quindi potremmo ragionevolmente pensare che nella prossima primavera o metà primavera possa essere cantierato questo lavoro. Grazie assessore, il consigliere Chiacchieroni è soddisfatto della risposta. Andiamo avanti con il nostro ordine del giorno e passiamo all'oggetto 159. Sono i consiglieri Liberati e Carbonari che rivolgono un'interrogazione all'assessore Chianella. Sicurezza strutturale delle arterie stradali presenti nella regione, con particolare riferimento a viadotti e gallerie. Informazioni e intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Prego. Grazie presidente. Dunque, la vicenda del ponte Morandi non può non irrompere anche in Umbria, considerando il vecchiume delle nostre opere pubbliche, l'età media avanzata del calcestruzzo, del cemento, lo stato delle manutenzioni, una situazione che tutti sappiamo osservare, ma che per motivi vari, da appunto carenza nelle manutenzioni, ma anche nei monitoraggi, sprechi indubbi che si sono verificati nei lustri e nei decenni passati, ci porta a una condizione generale certo non facile per quanto riguarda la nostra rete viaria. Allora abbiamo presentato questa interrogazione che riguarda soltanto i circa 600 chilometri di rete viaria ANAS, di competenza ANAS. Sappiamo che ce ne sono altri circa 6.000 di varie competenze, tra cui quelle della Regione Umbria. Credo che sia bene, ecco, da parte dell'assessore e della giunta regionale fare un focus, ovviamente in coordinamento col Ministero e con ANAS. Per questo abbiamo rivolto alcune precise domande su i collaudi dei ponti. Cominciamo dall'inizio, se ci sono stati ovunque, se ci siano ancora i relativi certificati. Abbiamo parlato poi delle manutenzioni, sono state effettivamente eseguite regolarmente nel corso dei decenni come previsto? Non credo. E poi naturalmente della vita utile. Quanti di questi ponti sono arrivati a, tra virgolette, scadenza? La scadenza è informale, è cinquantennale per le opere pubbliche di un certo tipo. Abbiamo visto che questo tema della vita utile comincia a entrare prepotentemente nel dibattito pubblico, la vita utile delle opere pubbliche. Quindi se si possa escludere o meno anche la corrosione dei ferri, avendo osservato come peraltro le ispezioni, gli esami, questo è venuto fuori dopo la tragedia di Genova, fossero svolte a vista, spesso a vista, oppure con il martelletto sul calcestruzzo. Noi paghiamo 6.000 dipendenti ANAS per questo genere di pratiche. Io non credo che sia degno di un paese civile. Poi magari cominciamo anche a analizzare come si entra in ANAS, perché ci sono situazioni assurde anche in Umbria, di famiglie intere dentro l'organizzazione
ANAS, di gente che non c'entra niente, di ingegneri di quart'ordine, di conflitti di interesse vergognosi. Allora, diciamo, bisogna ripartire da zero, culturalmente da zero. Questa cultura profonda che sta immarcescendo questo paese, se lo sta rendendo veramente fradicio, lo sta infradicendo pesantemente, ecco, questa cultura profonda va sicuramente espunta dall'interesse generale. Allora, io ringrazio l'assessore che certamente ci offrirà qualche dato cruciale per il nostro futuro. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Chianella. Il consigliere Liberati mi permetterà all'inizio di fare questo riferimento, perché nella interpellanza c'è un che io credo mai questa giunta si è sottratta a dare informazioni, approfondire aspetti anche di dettaglio, rispondendo a interrogazioni, partecipando alla discussione di mozioni, anche attraverso molte audizioni nelle diverse commissioni consigliari, considerando il confronto e la trasparenza elementi caratterizzanti di questa giunta nel suo lavoro quotidiano. Detto questo, riteniamo quanto accaduto al ponte Morandi di Genova una cosa ovviamente gravissima, che ha colpito cittadini ignari di quanto li attendeva purtroppo, che ha colpito una città, che ha colpito il paese Italia. Una vicenda i cui contorni sono tutti da definire e dove debbono necessariamente essere perseguiti i responsabili e ripristinata la verità. Confidiamo, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, che la magistratura faccia il suo corso in tempi rapidi per dare giustizia. Si è scatenata in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, subito dopo la questione del ponte di Genova, una psicosi che credo la politica, noi tutti, non dobbiamo alimentare con l'adozione di comportamenti sobri, cioè di affrontare le questioni nel merito, in maniera serena. In questo caso io, la Regione, per quello che mi riguarda come assessore, sto rispondendo su infrastrutture che non gestisce la Regione, è stato detto nella sua introduzione, infrastrutture gestite da ANAS, sostanzialmente ANAS è una società per azioni di proprietà dello Stato, quindi del Ministero del MIT. Abbiamo chiesto ad ANAS risposte ai punti chiesti, posti dagli interpellanti, e leggo testualmente la risposta di ANAS, che recita così: si rappresenta che sulla rete stradale ricadente nella regione dell'Umbria in gestione ANAS S.p.A. sono presenti 1000 opere d'arte, di cui circa 600 tra ponti e viadotti e 400 tra sottopassi e sovrappassi. Le opere d'arte sono oggetto di procedure standardizzate di controllo con ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio e di una ispezione tecnica approfondita una volta all'anno. Sulla base di questo processo continuo di ispezioni e controlli, viene programmato il piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'eventuale rifacimento completo delle infrastrutture stradali è subordinato a problematiche strutturali non risolvibili, ovviamente, tramite lavori di manutenzione straordinaria. Punto. Aggiungo io, riguardo al riferimento sulla vita mediamente utile, cui ha fatto riferimento il consigliere Liberati, è necessario precisare che la vita nominale di un'opera strutturale è intesa sostanzialmente come il numero di anni, ma questa è una risposta, come dire, canonica, nel senso come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta a una manutenzione più o meno ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è stata destinata. Formalmente la normativa definisce la perdita di funzionalità di una struttura il superamento dello stato limite di esercizio, ma la funzionalità dell'opera dipende anche da altri fattori, ovviamente, cioè dal degrado dei materiali in funzione dell'ambiente in cui è esposta, per esempio
il ponte di Genova era un ambiente ovviamente di carattere marino, quindi era esposta più di altre opere d'arte. Oppure dei danneggiamenti locali che possono ridurre la durabilità dell'opera, come le fessurazioni. Il decreto ministeriale del 2008, in effetti, prevede che per le opere ordinarie la vita nominale sia la vita nominale o utile, quella che lei ha detto, sia maggiore o uguale a 50 anni. Questo è, diciamo così, l'aspetto canonico. È bene chiarire che la vita utile non è la vita effettiva dell'opera, che dipende ovviamente da fattori non prevedibili in fase progettuale. Di norma, la vita effettiva di un'opera è maggiore, a volte anche molto maggiore dei 50 anni, quindi di quella nominale, poiché spesso su questa si effettuano interventi di manutenzione strutturale che ne allungano ovviamente la durata. Sull'infrastruttura principale, cioè la E45, sono stati destinati, questa è storia, è cronaca, dal governo Gentiloni e dall'allora ministro Delrio nel quadriennio quinquennio 1 miliardo e 600 milioni, che non interesseranno solo i rifacimenti di asfaltature, questo è importante, ma anche manutenzione straordinaria sulle opere d'arte, appunto quali viadotti, ponti e quant'altro. Una notevole mole di risorse che sotto questo punto ovviamente ci conforta, che bisogna gestire e bisogna utilizzare. Devo anche ricordare, circa un anno fa, e al di fuori del decreto Delrio, ANAS aveva messo in campo corposi lavori di manutenzione ai viadotti e alle gallerie della Perugia Bettolle, sui quali ci siamo un po' anche accapigliati qui dentro sulla diciamo così, procedura degli interventi e quant'altro. Ovviamente bisogna farli, i lavori di manutenzione bisogna farli costantemente. Io ritengo, mi permetta consigliere Liberati, ritengo l'opera e il lavoro quotidiano, almeno per quello che io conosco, che io ho conosciuto in questi 3 anni, svolto da ANAS come un lavoro attento e scrupoloso, che non desta particolari preoccupazioni rispetto alla sicurezza delle nostre infrastrutture. Certo, però dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione, io su questo concordo, dobbiamo tenere alta l'attenzione. E la informo a questo proposito che scriveremo anche noi al Ministro Toninelli, al Ministro delle Infrastrutture, in quanto sostanziale proprietario di ANAS, perché lo Stato è proprietario, chiedendo queste cose e altre cose, e qualora si riesca ad avere maggiori dettagli di quelli avuti oggi, li porteremo a conoscenza di quest'Aula. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. La risposta di ANAS è integralmente copiata da precedenti comunicati di ANAS, quindi queste risposte questi signori, ingegneri, architetti, uffici stampa, geometri, eccetera, ecco, le respingiamo al mittente, cioè non esiste che la Regione Umbria, i consiglieri regionali nelle loro prerogative non vengano rispettati su domande specifiche. Le domande specifiche erano chiare. Ci sono stati collaudi ex ante, diciamo, all'epoca? Ci sono tuttora i certificati dell'epoca? Quanti ponti sono, virgolette, scaduti? E altro ancora. Allora, ripeto, non è possibile che 6.000 dipendenti, tra 6.000 dipendenti, non si riesca ad avere risposte chiare, indipendentemente dalle appartenenze, perché potrei fare una polemica ovviamente più o meno piccola, più o meno rispettosa sulla gestione di ANAS, da dove viene, chi ce l'ha in mano adesso. Io ho chiesto, ho formulato delle domande molto precise, non accetto che nessun ufficio stampa, che nessun ingegnere, competente o meno, raccomandato o meno, risponda in questo modo. Non lo accetto e quindi vi invito a fare la stessa cosa e ad avere l'11 settembre, la prossima volta, un'interrogazione, avere dettagli critici su queste strutture. Grazie.